Ci troviamo all'interno del Museo Baracca. Si tratta della casa natale dell'eroe e qui è la stanza dedicata al suo aeroplano. Si tratta di uno SPAD utilizzato dallo stesso Francesco Baracca nel dicembre del 1917 per la sua 30ª vittoria sul Monte Caberlaba, che è nella zona vicino ad Asiago. Francesco Baracca è considerato un eroe perché ha avuto il massimo degli abbattimenti. Infatti, nella prima guerra mondiale si diventava asso dopo 5 abbattimenti. 5 abbattimenti però voleva dire abbattere 5 aeroplani avversari, non uccidere i relativi piloti. Quindi c'era anche una forma umana in questi combattimenti. È stato il più importante perché ha raggiunto 34 vittorie, che è stato il massimo nella storia dell'aviazione della Prima Guerra Mondiale. Il sistema dei combattimenti è nato nella Prima Guerra Mondiale, è nata la ricognizione, è nato il bombardamento ed è nata la caccia. Francesco Baracca è stato il più importante dei cacciatori. Infatti si trattava di raggiungere, di inseguire e di abbattere gli aeroplani nemici che venivano a fare le incursioni sulle città italiane o sul fronte. Il sistema di pilotaggio era abbastanza rudimentale, infatti non esisteva una precauzione riguardante la protezione dell'aereo, non esisteva un sistema di respirazione per le alte quote, quindi anche l'abbigliamento era costituito solamente da un giubbone di pelliccia, da un passamontagna, proprio per coprirsi dal freddo che a 3.000 o 4.000 metri dove si svolgevano i combattimenti già in quell'epoca, il freddo e la mancanza di ossigeno sono sempre i principali nemici, oltre ovviamente agli aviatori avversari. Francesco Baracca fin dall'inizio fu deputato alla difesa di Udine, in quanto c'era il comando supremo. Udine si trovava sul fronte orientale, sul fronte di Lisonzo, del Carso, quindi questo era il suo teatro di operazioni. Ha combattuto però anche sugli altipiani, l'altipiano di Asiago, quindi un fronte sia orientale che anche degli altipiani. Quindi ha coperto buona parte, ma in modo particolare del fronte dell'Isonzo e del Carso. Solamente con l'utilizzo della mitragliatrice sincronizzata. Sincronizzata vuol dire che teneva conto di non sparare mentre passava l'elica. Quindi con questo sistema l'aeroplano veniva utilizzato come una mitragliatrice volante vera e propria, come poi si usa oggi. Quindi in questi anni di guerra ci fu anche un avanzamento della tecnologia e anche un modo di operare, di utilizzare le armi a bordo di questi aeroplani. Quindi sicuramente un'assoluta novità e Francesco Baracca fu proprio un protagonista di questo modo di ingaggiare il nemico. Francesco Baracca, fin da bambino, aveva una grande passione, i cavalli e l'equitazione. Tant'è vero che quando intraprese la carriera militare all'Accademia di Modena, scelse l'indirizzo di equitazione. Lui si è sempre considerato ed è sempre stato un cavaliere che poi utilizzò l'aeroplano, quindi un cavaliere prestato al mondo del volo. Beh, il cibo di Francesco Baracca è famosissimo. Si tratta del cavallino rampante, un simbolo talmente prestigioso che nel 1923 un pilota poco conosciuto, un certo Enzo Ferrari, partecipò e vinse al circuito motociclistico e automobilistico del Savio. Il Savio si trova vicino a Ravenna, dove la partenza e l'arrivo erano esattamente davanti alla Basilica di Santa Apollinare in classe. Risultato vincitore, ebbe l'occasione di conoscere la famiglia Baracca, i genitori, il padre e la madre di Francesco Baracca. E la madre, come si usava la famiglia allora, regalò una fotografia di Francesco Baracca vicino al suo aeroplano, su cui era dipinto il cavallino rampante, e disse a Ferrari: «Mette questo simbolo del cavallino rampante sulle sue automobili come simbolo del mio figlio e vedrà che le porterà fortuna». Nel museo a lui dedicato, oltre a esserci il reperto più importante che vediamo qui in questa sala, dello SPAD che lui utilizzò, che è un aereo
diciamo, integrale, è stato restaurato, è stato fatto un lavoro di conservazione, ma è un aeroplano integrale così come è arrivato a noi. Ci sono anche tanti reperti costituiti più che altro da materiale di aeroplani avversari abbattuti, un pezzo di tela, uno strumento di navigazione. Gli strumenti di navigazione allora erano tecnologicamente molto importanti, quindi una bussola, un giroscopio, o anche un'arma, una mitragliatrice. Un pezzo di un timone, un pezzo di tela dove c'era la croce nera. Quando ci fu la ritirata di Caporetto, per non disfarsi di questi materiali, con un autocarro riuscì a mandare alcune casse di questi reperti a Lugo e fortunatamente si sono conservati. Quindi possiamo dire che lo stesso Francesco Baracca aveva scelto il materiale per costituire quello che fu, quello che sarà il museo. Il nostro museo è aperto tutti i giorni, esclusi lunedì. Gli orari vanno dalle 10 alle 12 della mattina, al pomeriggio dalle 14 alle 16 nel periodo invernale, mentre nel periodo estivo dalle 17 alle 19.